apparecchi messi a dura prova. Vediamo però come va con la musica da viaggio. Sì. Vista Pilots! Dai, datemi di più, di più! Quanto confusione! Bellissimo spettacolo. In piedi, sul palco. Oh, vaffanculo, l'ho letto questo, l'ho visto. Sei andato lì. Niente. Via. Finito lo spettacolo. Datevi un giudice. Allora, torno adesso a casa da una puntata in diretta di X Factor dove c'è stato un po' di contrasti. Insomma, dove la tensione è stata a dei livelli alti, cose che in televisione sono anche abbastanza normali. Infatti io non voglio che qualcosa venga percepito come non è. Ad esempio mi riferisco a uno scambio di battute tra me e Fedez che probabilmente ha creato in lui, si è stranito, si è offeso. Però io non voglio che venga fraintesa questa cosa e vi spiego perché. Dopo che lui era stato sarcastico per tutta la serata nei miei confronti, io rispondevo con altrettanto sarcasmo. A un certo punto, verso la fine, mi fa la morale e io ho detto dovresti farmi da psicologo. E lui ha detto non è il caso, gli ho detto perché è troppo depresso. Ora, utilizzare la parola depresso è una cosa che ho fatto ironicamente, ma più nei miei confronti che nei suoi. Allora, la depressione è uno stato che conosco molto bene. E perché ho una lunga storia di depressione, sia personale che familiare. Non si creda che sia stata una volontà di colpire l'ammalato, perché io non sono tenuto a riferirmi alla cartella clinica. Io non voglio offendere nessuno. Per me depressione è una parola che è importante usarla proprio per un motivo legato alla mia storia, anche perché mio padre si è tolto la vita nel 1988 per qualcosa che oggi verrebbe chiamata depressione, ma allora non si chiamava così. E credo che se si fosse chiamata depressione, lui sarebbe qui oggi, avrebbe 80 anni, oppure sarebbe morto di morte naturale. E invece no, quando aveva 46 anni si è tolto la vita perché ha avuto una crisi depressiva, che allora, essendo la psicologia più arretrata di oggi, non c'erano molte cure. Se si fosse chiamata depressione come oggi, probabilmente si sarebbe salvato, perché i suoi familiari l'avrebbero voluto salvare, noi. Invece non siamo riusciti, anche perché non si è dato un nome al suo problema. Che io abbia detto depressione non è una cosa svilente e negativa nei confronti di chi vive la depressione, perché sono il primo a vivere la depressione e a pensare che è una condizione di sofferenza che però c'è latentemente in tutti uomini e donne che sono sensibili e fanno della loro sensibilità un lavoro, una creatività, traggono il loro nutrimento da una depressione latente che hanno e che è una condizione tipica di chiunque si chiami appunto artista o creativo. Vivono in una dimensione di latente depressione. Latente significa che c'è sempre. Sto riferendomi a me stesso quando parlo di depressione, ma sono anche depresso perché sono in una società che è depressa e che fabbrica uomini e donne depressi, perché è organizzata in modo tale da deprimere gli individui. E questo lo diceva già negli anni 70 Michel Foucault. La malattia della società moderna è la depressione. Ma allora di cosa stiamo parlando? Io offensivo? No. Io sono innanzitutto rispettoso nei confronti di tutte le persone che hanno la sofferenza, anche perché sono il primo ad avere questa sofferenza. Quindi non voglio che si pensi che, come al solito, strumentalizzando una determinata espressione di cui bisogna capire lo spirito. Perché l'uomo depresso che io sono si può anche con ironia togliere da questa depressione, se la vede, se la nomina, se la sente, se la decodifica. Woody Allen ha fatto film quasi esclusivamente basati sulla condizione di depressione dell'individuo moderno nella società moderna americana. Anche Nanni Moretti l'ha fatto in Italia, si chiama Depresso, no? Ha raccontato un papa depresso, oltre ad aver raccontato in molti film se stesso depresso. La maggior parte
le canzoni di certi cantatori sono canzoni di depressione. Le mie, nella sua dimensione. Oltre a tutte le mie questioni esistenziali, devo subire i problemi personali dall'analista da cui mi confesso l'essere d'inverno. Cosa stai dicendo? Non connetti. Forse è troppo tempo che rifletti. Lascia invece che il tuo spirito si liberi nell'aria. Trovi la sua dimensione. Per cui Fedez, non ti ho voluto veramente offendere, non era nel mio spirito. E la depressione che ci riguarda, io sono il primo ad ammettere la mia e a voler fare qualcosa per oppormi ad essa.